Da Ischia a Sorrento, dove si è conclusa la nona edizione del premio di giornalismo dedicato a Biagio Agnes, ci racconta tutto l'inviato Antonella Fracchiolla. Credo che il primo impegno diciamo, di chi assume questo incarico, come è successo a me, è di riaccendere, riavviare l'orgoglio e il senso di appartenenza dei dipendenti, dei giornalisti, dei tecnici, di tutti quelli che lavorano dietro e davanti alle quinte, nella RAI. Nel segno di Biagio Agnes, storico direttore generale della RAI, il premio giornalistico internazionale a lui intitolato. Iniziativa della fondazione presieduta da Simona Agnes, il premio è alla nona edizione. Riconoscimenti quest'anno a figure di primo piano dell'informazione e dell'intrattenimento RAI, come Alberto Angela per la divulgazione culturale. E poi per i 30 anni di un appuntamento quotidiano di grande successo, Uno Mattina, e ancora all'inviata di esteri del giornale Radio RAI Carmela Giglio, premio speciale a Carlo Conti per la qualità dell'ultimo festival di Sanremo. Ma c'è anche il mondo della carta stampata con i riconoscimenti tra gli altri Maurizio Molinari, Massimo Gramellini, Mario Aiello, Giorgio Mulè, premio internazionale a John Micklethwaite, direttore di Bloomberg News, premio Nuove Frontiere del Giornalismo a Fiorello, annunciato a breve il suo ritorno su Rai 1 per Edicola Fiore, mix di informazione e intrattenimento in onda su Sky, conduttori della serata Francesca Fialdini e Alberto Matano. E nel suggestivo scenario di Marina Grande, tanta musica e danza con Massimo Ranieri, Ronny, Ricchi e Poveri, Silvia Salemi, il soprano Carlì Paoli, ballerini Samuel Peron e Samantha Togni. La serata sarà trasmessa da Rai 1 il 30 giugno e il 9 luglio.